Cari amici, benvenuti a questa tappa del viaggio nella Bibbia. Si narra che la città di Costantinopoli, una delle grandi capitali dell'antichità, avesse la fama di città inespugnabile. E questo era dovuto alla sua conformazione geografica. Praticamente Costantinopoli era una penisola, soltanto un lato era sulla terraferma ed era ben protetto da una rete di tre cinta murarie realizzate da Teodosio, mentre nella parte settentrionale c'era una grande catena che impediva alle navi di poter entrare nel mare interno, e per questo Costantinopoli ha resistito in 1000 anni a ben 22 assedi, appunto acquisendo la fama di città inespugnabile, fino al 29 maggio del 1453, quando il sultano Maometto II riuscì per la prima volta a espugnare questa città, che da allora non fu più una capitale cristiana, ma divenne la capitale dell'impero ottomano e poi divenne la città di Istanbul. Maometto II disponeva all'epoca del più grande cannone mai realizzato, che in realtà l'autore l'aveva prima offerto agli abitanti di Costantinopoli, che però avevano ringraziato ma declinato l'offerta perché si sentivano inespugnabili, per cui non avevano bisogno di un tale super cannone, che invece Maometto II acquistò e utilizzò per cercare di creare delle brecce nelle mura teodosiane. Il cannone aveva 8 metri di lunghezza, aveva delle palle di cannone calibro 889 e le palle di cannone pesavano circa 1000 kg. In realtà il cannone non fu determinante per la conquista della città di Costantinopoli, fu determinante invece una strategia con cui gli ottomani smontarono le navi e le trasportavano nella foresta, nella parte quindi a nord, oltre il mare, rispetto a Costantinopoli, e poi ricostruirono la loro flotta di navi nel mare interno, a settentrione di Costantinopoli, quindi eludendo la grande catena che impediva l'ingresso delle navi al mare interno di Costantinopoli, e in questo modo Costantinopoli cadde. Quello che a me mi fa riflettere è ciò che stavano facendo i notabili, ma anche quelli che erano ai vertici della chiesa di Costantinopoli in quel momento. Mentre c'era l'assedio, mentre c'erano colpi di cannone, mentre Maometto II stava realizzando la sua strategia per conquistare la città, ebbene i notabili di Costantinopoli e tutto il clero erano riuniti a discutere di un tema teologico: il sesso degli angeli. E da allora c'è questa dicitura: parlare del sesso degli angeli per in qualche modo denunciare un atteggiamento di chi ignora dei grandi e cruciali avvenimenti che stanno accadendo sotto i suoi occhi, per rivolgersi ad altro che lontano dalla realtà. E partendo da questa esperienza della città di Costantinopoli, mi viene da porre questa domanda: non è che mentre intorno a noi oggi si consumano eventi cruciali con cui le basi della fede, sia personale sia comunitaria, oggi si stanno sgretolando sotto i nostri occhi, sono sotto attacco per diversi fenomeni in atto nella società odierna, noi cristiani discutiamo, tra virgolette, del sesso degli angeli? Cioè siamo presi da cose secondarie, da discorsi a volte non così urgenti, importanti, e trascuriamo invece qualcosa di fondamentale che sarebbe invece utile comprendere, sul quale riflettere e sul quale quindi come Chiesa porre la nostra massima attenzione? Ecco, per cercare di evitare questo equivoco, io vi invito a leggere la seconda epistola ai Tessalonicesi, perché parla esattamente di questo tema, e l'invito a non lasciarsi catturare l'attenzione
da cose secondarie che ci possono distrarre da ciò che invece è attuale, è urgente, è importante. Allora, prima di leggere insieme questa epistola, vorrei invitarti a pregare per invocare la presenza di Dio. Padre nostro, grazie per il dono della tua parola che per noi è una lampada, una luce che illumina il nostro cammino, il nostro sentiero, in modo speciale anche nei momenti più bui, soprattutto nei momenti più difficili della vita. In questo momento che come società e anche come Chiesa stiamo affrontando un tempo dove tante crisi si stanno sommando, un tempo di grandi cambiamenti e anche di disorientamento, più che mai abbiamo bisogno della tua luce che ci possa illuminare la mente, il cuore, per aiutarci a comprendere qual è la via giusta per poterci orientare e fare le giuste scelte. Allora invochiamo il tuo Spirito Santo perché ci possa attraverso ancora una volta la tua parola parlare al cuore e fornire l'equipaggiamento, le risorse necessarie per alimentare la nostra fede e per avere quella sapienza per poter, Signore, al meglio camminare in questo mondo. Grazie per quello che ci darai la gioia di comprendere, di accogliere nei cuori e soprattutto di mettere in pratica. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. La seconda epistola ai Tessalonicesi inizia con queste parole. Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa dei Tessalonicesi. Gli studiosi sono divisi in parti uguali nel sostenere oppure nel negare l'epistola come paolina, cioè redatta dall'apostolo Paolo, mentre l'unità dello scritto non è messa in dubbio se non da pochissimi. Per cui ecco, c'è questa divisione tra gli studiosi, tra coloro che assolutamente dicono che l'epistola sia stata veramente redatta da Paolo e chi invece ritiene che sia stata redatta successivamente alla sua morte. La epistola è destinata ai membri della chiesa di Tessalonica, che è una località quindi della Macedonia, al nord dell'attuale Grecia, dove abbiamo visto già in prima Tessalonicesi Paolo ha avuto un grandissimo successo missionario, ma che è stato di breve durata perché è stato costretto a scappare perché i giudei di Tessalonica erano gelosi di lui e quindi gli hanno impedito di proseguire serenamente quest'opera. Seconda Tessalonicesi è stata redatta per contenere un'ansia apocalittica tra i Tessalonicesi che reputavano la seconda venuta di Gesù ormai imminente e che, se è davvero Paolo l'autore, può involontariamente aver contribuito lo stesso con prima Tessalonicesi, che era stata mal interpretata. In tal caso la seconda missiva ha la funzione correttiva della prima. Per cui Paolo con questa epistola vuole correggere un'ansia apocalittica. I membri di Tessalonica pensavano che fosse ormai imminente il ritorno di Gesù, imminente quindi l'adempimento dei segni dei tempi e di quelle che erano le profezie di cui appunto avevano avuto conoscenza e ne attendevano la realizzazione, come se fosse qualcosa di veramente imminente, di veramente che stava per accadere in pochissimo tempo. Se la lettera è di Paolo, probabilmente fu scritta subito dopo prima Tessalonicesi, cioè verso il 51-52 d.C. e questa è anche la nostra convinzione. Se invece è pseudonima, coloro che sostengono quindi che non è stata redatta da Paolo ipotizzano che fu scritta verso la fine del primo secolo d.C., ma non oltre. Sia che è stata redatta da Paolo, sia che è pseudonima, probabilmente comunque l'epistola è stata redatta da Corinto, proprio come prima Tessalonicesi, perché ci sono degli elementi che appunto ci fanno individuare in Corinto la località di redazione. La struttura dell'epistola di Seconda Tessalonicesi è molto semplice, è divisa in tre parti. Il capitolo 1 con queste parole di Paolo, noi vi ringraziamo, e contiene un encomio per la fedeltà dei Tessalonicesi in un contesto di persecuzione, di ostilità, di grande difficoltà, e quindi esalta la manifestazione di Gesù in gloria che loro stavano attendendo. Nel capitolo 2
si passa invece dal ringraziamento all'implorazione. Noi vi imploriamo, versetto 1, e quindi c'è un messaggio di correzione, un correttivo rispetto appunto a quest'ansia apocalittica, dove c'è Paolo che parla che prima che ritorni Gesù ci sarà la manifestazione della potenza d'errore, cioè un grande clamoroso inganno. E poi il capitolo 3, noi vi ordiniamo, il versetto 6, quindi troviamo la parte paremetica esortativa, quella quindi dell'azione, e in modo particolare un'azione che è ispirata ed è fondata sulla parola di Gesù, non sulle nostre idee, nostre congetture o sulle nostre emozioni. Per cui fondamentalmente il tema di Seconda Tessalonicesi riprende il tema di Prima Tessalonicesi, come aspettare il ritorno di Gesù. E ora che abbiamo illustrato in modo generale l'epistola, possiamo addentrarci nel cuore del suo messaggio. La parola chiave della seconda epistola ai Tessalonicesi, che si trova nel capitolo 2, quindi esattamente al centro di questa epistola, è efficacia d'errore, potenza d'errore. Per correggere l'ansia apocalittica dei membri di questa chiesa, Paolo svela uno dei più clamorosi inganni della storia dell'umanità. Innanzitutto Paolo inizia con un ammonimento a coloro che hanno la tendenza all'allarmismo, al sensazionalismo in fatto di profezie bibliche, una tendenza purtroppo che dopo 2000 anni è ancora molto presente anche nel mondo cristiano di oggi. Dice Paolo: vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente né turbare o da spirito o da parola o da qualche epistola come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Quindi quello che è il messaggio per i membri della Chiesa di Tessalonica all'epoca, ma anche e soprattutto per i membri della Chiesa oggi, e non fatevi sconvolgere da quei telepredicatori che amano fare allarmismo, sensazionalismo. È una pratica alla quale ormai siamo abituati da tempo e che nell'ultimo decennio con la diffusione dei social purtroppo si è amplificata, perché è molto facile registrare un video dove si prende un fatto di stretta attualità e annunciare, gridare a tutti che ormai sono imminenti alcuni eventi predetti dalle profezie. E poi puntualmente questi video sono clamorosamente smentiti dalla realtà dei fatti, dove ciò che loro hanno annunciato non si è adempiuto. Il problema è che le persone hanno la mente corta e quindi dimenticano in qualche modo quello che è stato detto, di andarlo a verificare, perché sicuramente poi non ascolterebbero più quei telepredicatori. Ecco, in qualche modo accadevano delle cose analoghe anche alla chiesa di Tessalonica. Paolo ammonisce: non fatevi sconvolgere. Il messaggio dell'Evangelo non è un messaggio che ha lo scopo in qualche modo di terrorizzare, di fare terrorismo spirituale, di spaventare, di minacciare, di far sentire in colpa, di condannare o tantomeno di far piombare così all'improvviso in uno sconforto, in un disorientamento perché le cose stanno precipitando. Non funziona così. Dice Paolo: non ascoltate questo tipo di messaggio, anche se venisse da qualcuno che dice di parlare nel nome dello Spirito o da un'epistola quasi che venisse da noi o da una parola che venga pronunciata da una persona che in qualche modo si presenta come autorevole. Abbiate un senso critico, abbiate uno spirito critico, che per noi cristiani è uno spirito di andare a controllare nella Bibbia e a poterla verificare nell'insieme del messaggio di tutta la Bibbia. Detto questo, Paolo aggiunge: non vi ricordate che quando ero ancora tra voi vi dicevo queste cose? Ecco, noi ci piacerebbe poter avere le registrazioni delle predicazioni di Paolo ai Tessalonicesi,
quali erano le cose che lui gli aveva detto. Qui adesso non lo sappiamo, però possiamo intuire da quello che viene dopo che Paolo gli abbia illustrato le profezie bibliche. Quindi abbiamo ripreso l'ultimo sermone, quello profetico di Gesù, che è poi strettamente ancorato con il libro di Daniele, a cui Gesù si richiama e dice: chi legge Daniele vi ponga mente, Matteo 24:15. Per cui è chiaro che qui Paolo fonda la sua predicazione fatta a Tessalonica sul Primo Testamento, sui profeti, in modo speciale su quella parte profetica che riguarda il futuro rispetto alla sua prospettiva e riguarda il secondo avvento di Gesù e i segni premonitori, quelli che anticiperanno il ritorno di Gesù, gli avvenimenti che caratterizzeranno la società poco prima del ritorno di Cristo Gesù. Quindi domanda: quali cose sul ritorno di Gesù dobbiamo ricordare? Evidentemente qui buona pratica può essere quella di andare a rileggere il sermone profetico di Gesù, andare a rileggere le parti del Nuovo Testamento dove ci sono delle profezie sugli ultimi tempi, come ad esempio la seconda epistola di Pietro, l'Apocalisse senz'altro, ma l'Apocalisse non può essere letta se non conosciamo Daniele e non conosciamo anche Ezechiele, Isaia e gli altri profeti dell'Antico Testamento. Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetti 3-4, Paolo scrive: nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà, quindi il secondo avvento di Gesù, il giorno quindi del ritorno di Gesù, non accadrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario. Guardate che termini usa Paolo: apostasia, uomo del peccato, figlio della perdizione, avversario. Quindi sono dei termini importanti, molto molto forti, ma ancora più forte la descrizione poi di questa figura, quindi, che è descritta con questi termini: colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, da porsi a sedere nel Tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. C'è un bel punto interrogativo qui: di chi sta parlando Paolo? Paolo qui cerca di spegnere l'ansia apocalittica, ma avvisa che la Chiesa nel futuro avrebbe corso un grandissimo rischio, un grandissimo pericolo. Quale? Una minaccia che però non sarebbe venuta dall'esterno di essa, ma una minaccia che sarebbe sorta nel seno della Chiesa, nel suo interno, una figura che dentro la Chiesa sarebbe innalzato al di sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, qualcuno che addirittura si arroga l'autorità di sedersi sul trono di Dio, vicario di Dio, al posto di Dio, come Dio stesso. Quindi quando parla, il suo parlare è come se fosse direttamente il parlare di Dio, mettendosi in mostra, quindi primeggiando, no, nello scenario mondiale e proclamando di essere Dio, quindi facendosi uguale a Dio. Ecco, Paolo dice che prima del ritorno di Gesù all'interno della Chiesa sarebbe sorto questa figura che lui chiama l'espressione dell'apostasia, l'uomo del peccato, figlio della perdizione, l'avversario. Domanda: di chi sta parlando qui la Bibbia? Ecco, questa è la grande domanda che noi tutti ci poniamo. Allora cerchiamo di vedere insieme quelli che sono i termini che utilizza Paolo e il loro significato. Paolo parla di apostasia, che è un termine greco che significa letteralmente defezione. Deriva da un'altra parola greca che significa distaccarsi e si riferisce a una ribellione di carattere politico, di carattere religioso più che politico. Allora, l'apostasia in qualche modo ha i connotati di una defezione, di un distaccarsi quindi da quelli che sono i valori, i principi della fede cristiana. E Paolo annuncia che ci sarà un grande fenomeno di distaccamento da quelli che sono appunto i valori della fede all'interno della Chiesa futura. E lui parla che questa opera sarà compiuta dal figlio della perdizione. Chi è il figlio della perdizione? Ecco, la Bibbia ci svela che esistono delle creature che si sono ribellate a Dio, che fanno parte di dimensioni diverse dalla nostra,
creature che sono invisibili ma che sono reali, dice la Bibbia, e che operano dietro le quinte della storia del mondo per portare gli uomini in perdizione. Pensa, ci sono degli esseri potentissimi che hanno capacità a noi sconosciute, noi le chiamiamo soprannaturali, però che lo utilizzano per il male, il cui unico obiettivo, unico intento è quello di portarti in perdizione, cioè di far sì che tu non acceda alla conoscenza di Dio, alla conoscenza del dono, della salvezza per grazia attraverso la fede in Gesù, che tu non acceda quindi alla vita eterna. E costoro ormai hanno acquisito millenni di esperienza, per cui hanno delle tattiche, testano delle trame molto molto sudole, a tal punto che noi siamo completamente ingannati in balia di queste trappole senza che nemmeno a volte ce ne accorgiamo. Ecco, c'è questo figlio della perdizione esperto in stratagemmi che escogiterà quello che è l'inganno perfetto, quindi da ingannare un'intera chiesa, ingannare un'intera società, e le persone non se ne renderanno conto. E qui si parla di mistero dell'empietà. Mistero dell'empietà. Nella Bibbia questo termine mistero, Paolo lo utilizza spesse volte per parlare del mistero dell'Evangelo, di Cristo, della Chiesa, di Dio, quindi in senso positivo, in quel progetto che il Signore ha concepito quando noi abbiamo peccato per tirarci fuori dal dramma del peccato, la via d'uscita, il dramma del male e della morte. Ma usando lo stesso termine, questa volta per parlare del mistero dell'impietà, ci sta dicendo Paolo che c'è qualcun altro che ha concepito un altro piano che ha l'obiettivo opposto, quindi un piano invece che è empio per la nostra distruzione totale, quindi per impedirci di poter avere vita eterna, di poter vivere in sostanza quella vita per la quale Dio ci aveva creato e per la quale Gesù è morto, dandoci una seconda possibilità. Per cui questo mistero dell'impietà c'è, è reale, esiste, è in atto nel mondo, e dice Paolo: fate attenzione, perché a un certo punto della storia della Chiesa si manifesterà in una modalità inedita, impensabile, e in qualche modo sarà agli occhi degli uomini incredibile, perché si manifesterà in una modalità che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare, proprio perché magari si manifesta in quelle sembianze di un qualcosa di estremamente rassicurante, che noi riteniamo positivo e per questo innocuo. Del resto, quando si parla di inganno, l'unico problema dell'inganno è che è estremamente ingannevole, altrimenti non sarebbe un inganno. E Paolo qui utilizza dei concetti, utilizza in qualche modo anche una terminologia e prefigura degli eventi che ben si collegano con le profezie di Daniele 7, soprattutto il versetto 25, Daniele 8, soprattutto i versetti da 9 a 12, e Apocalisse 13, in modo particolare i versetti 5 e 7, dove si fa sempre riferimento a una figura che nel futuro della storia dell'umanità e in modo particolare della storia della Chiesa a un certo punto si sarebbe svelata, sarebbe apparsa, avrebbe fatto quindi il suo ingresso nello scenario geopolitico della storia dell'umanità e avrebbe avuto determinate caratteristiche: pronunciare parole di bestemmia contro Dio, fare la guerra ai santi, attaccare il tabernacolo dove per i giudei, quali erano gli apostoli del Nuovo Testamento, era chiaro che il santuario era una mappa del piano della salvezza, quindi attaccare il tabernacolo significa attaccare il progetto di Dio per la salvezza dell'umanità. In che modo? Mutando i tempi e la legge di Dio e gettando quindi a terra la legge, quindi calpestando la legge, calpestando, gettando a terra la verità, attaccando quindi direttamente il cielo, in qualche modo adombrando il cielo, cioè adombrando l'opera di Gesù in favore dell'umanità, che diventa quasi inaccessibile, diventa sempre più difficile poter conoscere, perché è in atto una mistificazione, è in atto un grande inganno che rende complesso potersi avvicinare a Gesù. E
che avrà anche delle quindi caratteristiche politiche oltre che spirituali, per cui quello che troviamo in Seconda Tessalonicesi 2 in realtà lo troviamo anche nelle altre profezie bibliche che annunciano gli avvenimenti prima del ritorno di Gesù, per cui vediamo una straordinaria intertestualità e come la Bibbia sia coerente e in qualche modo i vari libri della Bibbia si confermano tra di loro. Paolo aggiunge un altro dettaglio però: in questo momento questa realtà ancora non si è manifestata perché è trattenuta. Da cosa è trattenuta? Ora sapete tutto ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Il mistero dell'impietà è già all'opera, aspettando soltanto che chi lo trattiene al presente sia tolto di mezzo. Chi è che impedisce a un nuovo potere di poter emergere nello scenario geopolitico mondiale, se non il potere che lo precede? E all'epoca di Paolo qual era assolutamente il potere incontrastato? L'impero romano. In quel momento l'impero romano, che era al massimo del suo splendore, impediva la nascita di altri poteri, per cui in questo momento era trattenuto, ma nel momento in cui il potere attuale è tolto di mezzo, allora questa nuova realtà sarebbe quindi potuta emergere. Allora sarà manifestato quell'empio. Punto interrogativo: di chi sta parlando Paolo e quando si è manifestato quest'empio? Allora, vedendo quelle che sono le caratteristiche della profezia e poi aprendo i libri di storia, perché questo dobbiamo fare, sono passati 2000 anni dalle parole di Paolo, per cui dobbiamo andare a vedere se effettivamente quello che era stato predetto si è adempiuto. Paolo parla di un potere insospettabile, rassicurante, irresistibile, apparentemente innocuo e per questo ancora più subdolo e quindi un inganno ancora più mortale, che si innalza soprattutto ciò che si chiama Dio oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendosi in mostra e proclamandosi Dio. Di chi sta parlando qui Paolo? Quale istituzione a livello mondiale corrisponde a questo identikit profetico che troviamo nel suo scritto, ma anche in Daniele e anche nell'Apocalisse? Dallo sfondo di questa slide vi renderete conto effettivamente qual è l'unica istituzione nel corso della storia dell'umanità che corrisponde a questo identikit. È la Chiesa stessa, è la Chiesa stessa. Non era immaginabile per dei pii cristiani che l'inganno si sarebbe manifestato, la minaccia più grande per i cristiani sarebbe manifestata non dall'esterno ma dall'interno stesso, perché finché la Chiesa, fino al 313, l'editto di Milano, in cui viene riconosciuta come religione, quindi che si può praticare liberamente nell'impero romano, la religione cristiana era stata perseguitata duramente, per cui chi voleva seguire Gesù, accettare Gesù, lo faceva a volte a rischio di perdere tutti i suoi beni, il lavoro, la vita stessa, per cui la Chiesa si è mantenuta fedele, pura, fino agli inizi del IV secolo. Dopo l'editto di Milano, poco alla volta la Chiesa inizia a prendere piede nell'impero, quando ci si accorge che i cristiani erano persone oneste, erano persone che avevano dei valori importanti, per contrastare la grande corruzione che c'era nell'amministrazione pubblica, nacque l'idea famosa dei vescovi conti. Se vuoi avere una carica pubblica, devi essere di religione cristiana. E coloro che sono conti, cioè sono diciamo alla guida, all'autorità per un determinato territorio ed esercitano quindi un potere, devono essere anche vescovi, quindi essere leader all'interno della Chiesa. Capite che questa è stata una sciagura per la Chiesa, perché c'è stata una corsa alla conversione, non perché le persone accettavano con il cuore Gesù e la sua grazia, ma per invece questioni di poltrona, questioni di potere, e questo è andato a minare quella fedeltà che aveva caratterizzato la Chiesa nei primi secoli ed è andato invece a creare un fenomeno sincretistico. Perché? Perché poi le persone non convertite portano nella Chiesa le loro idee, la loro mentalità. Ecco perché poi Costantino, ad esempio, quello che è stato il concilio di Costantinopoli, ha dovuto emettere quindi una
un ordine imponendo l'osservanza della domenica come giorno di riposo. Se deve imporre nel IV secolo la domenica come giorno di riposo, vuol dire che fino al IV secolo c'erano persone che osservavano il sabato biblico, quello del quarto comandamento, come giorno di riposo, come hanno fatto Gesù e tutti gli apostoli nel Nuovo Testamento. Ma nel Nuovo Testamento si parla di Gesù che abbia cambiato il sabato con un altro giorno, e men che meno gli apostoli che non seguivano più il sabato, anche perché se per l'incirconcisione dei gentili era scoppiato, diciamo, un putiferio nella Chiesa, tanto è vero che è stato convocato il Concilio di Gerusalemme nel 49, se si fosse permesso ai gentili convertiti di non osservare il sabato, immaginatevi che putiferio dovremmo trovare nel Nuovo Testamento. Invece non c'è nessun tipo di tensione riguardo l'osservanza del sabato nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento tace di questioni su questo argomento per il semplice motivo che non era stato cambiato il giorno. Gli apostoli osservavano sempre il sabato, ma questo è soltanto uno degli aspetti che in qualche modo caratterizzano questo periodo della storia della Chiesa di sincretismo, perché la domenica era chiamato giorno del Signore dai pagani perché era il giorno in cui loro festeggiavano il Dio Sole. Hanno trovato l'aggancio con la risurrezione di Gesù il primo giorno della settimana, come riportano i Vangeli, e quindi da qui l'editto di Costantino che impone di osservare la domenica, facendo contenti quei pagani che si sono convertiti forzatamente, potremmo dire, al cristianesimo, e cercando quindi una via comune. E poi qui si insinua anche la visione egoista greca, quindi della separazione di anima e corpo, il corpo che la morte muore e l'anima che invece si libera dalla prigione del morto, del corpo morto, e quindi può sopravvivere immortale. Ecco, mai la Bibbia dice che l'anima è immortale, anzi la Bibbia ha una concezione completamente diversa, perché quando parla di anima nefesh c'è una visione olistica. Anche il mio corpo è chiamato anima nella Bibbia, e soprattutto l'immortalità, dice Paolo nell'epistola a Timoteo, è solo di Dio, solo Dio è immortale. Se solo Dio è immortale, vuol dire che noi non abbiamo immortalità. Ma invece questa idea della filosofia greca, penetrata in questo periodo della storia della Chiesa all'interno del cristianesimo, aprirà poi la porta alle dottrine dei santi, alla dottrina delle preghiere ai santi, della messa ai defunti, e tutte pratiche che non troviamo invece nella scrittura. Ma addirittura Paolo va oltre, perché dice che la venuta di quell'ente avverrà accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni, di prodigi bugiardi e da ogni inganno di malvagità. Quando è che questo empio, come lo chiama Paolo, questo mistero dell'impietà si manifesta pienamente? Quando, con il crollo dell'impero romano d'Occidente, c'è un vuoto lasciato a Roma dagli imperatori che ormai da tempo sono a Costantinopoli, hanno fatto di Costantinopoli la capitale, e il vescovo di Roma si trova a ricoprire quel vuoto, e poco alla volta inizierà a vedere la sua autorità accrescersi sempre di più, soprattutto nella parte occidentale dell'impero, tant'è vero che poi inizierà ad acquisire i titoli stessi degli imperatori romani. Imperatori romani si facevano chiamare pontefici massimo, ecco, poi sarà anche il vescovo di Roma che si farà chiamare con lo stesso titolo. Per secoli il vescovo di Roma ha sbandierato la donazione di Costantino come legittimazione per la sua autorità in Occidente, e soprattutto anche per il suo potere temporale, un documento che poi Lorenzo Valla nel 1440, questo famoso filologo, smaschererà come un clamoroso falso. Chi aveva diciamo l'interesse a realizzare un documento falso in Vaticano per in qualche modo giustificare la pretesa anche del potere temporale? Oppure nel corso della storia la Chiesa, che avrebbe dovuto presentare Gesù e la salvezza per grazia, come Paolo e il Nuovo Testamento esprimono in modo chiaro, come l'unica via per poter accedere a Dio, alla vita eterna, a un certo punto creerà il sistema delle indulgenze, trasmettendo l'idea della salvezza per opere, trasmettendo l'idea che se vuoi essere salvato devi pagare per te, per i tuoi cari, e con quella raccolta di fondi costruirono
San Pietro, costruirono cattedrali e tante opere d'arte che oggi noi ammiriamo, sono state costruite in qualche modo con del denaro estorto in modo ingannevole, perché la Bibbia mai dice che bisogna pagare per essere salvati. E il fatto che poi anche dei miracoli, le apparizioni mariane, dei santi, vanno a testimoniare queste dottrine che però non sono bibliche, ma sono nate da questa commissione tra il cristianesimo, il paganesimo, il potere politico nel corso dei secoli, ecco, fa capire come dietro le quinte poi colui che è il nemico di Dio e colui che è l'artefice del mistero dell'impietà, ecco, abbia giocato un ruolo poi decisivo nell'ingannare tante persone. Per secoli tanti italiani non potevano accedere alla Bibbia, perché se trovati in possesso con la Bibbia non solo ti bruciavano la Bibbia, ma anche tu che possedevi la Bibbia finivi sul rogo. Abbiamo le storie dei Valdesi, ad esempio, con tante stragi che sono state perpetrate purtroppo dall'esercito papalino. È curioso che la Chiesa, che avrebbe dovuto promuovere la parola di Dio per secoli, invece ha perseguitato coloro che semplicemente volevano accedere a questa parola rivelata per poter conoscere Dio e quindi poter seguire i valori e i comandamenti. Diciamo che la Chiesa ha capito bene che la Bibbia poteva essere uno strumento di potere, per secoli l'ha sequestrata, facendone diciamo oggetto esclusivo per il clero, mentre il popolo per conoscere Dio dipendeva unicamente dal clero. Ecco, tutto ciò non collima con quello che Gesù e gli Apostoli avevano insegnato nel Vangelo, nel Nuovo Testamento, in tutta la Bibbia, dove invece questa parola doveva essere diffusa, conosciuta, predicata, e soprattutto la Bibbia termina con questa citazione che c'è anche al termine della Torah, di non aggiungere e di non togliere nulla a ciò che è stato rivelato, cosa che invece la Chiesa si è arrogata l'autorità di poter togliere, di poter aggiungere nel corso dei secoli, adempiendo poi quella profezia di Daniele 7:25, dove Daniele aveva profetizzato una istituzione che si sarebbe addirittura arrogato il diritto, l'autorità di mutare i tempi e la legge. Difatti oggi è la settimana un po' sfalsata rispetto alla settimana biblica, alla settimana creativa, dove il settimo giorno non è più il sabato, ma è il primo giorno della settimana, la domenica. Per cui troviamo in questo identikit profetico di Paolo, di Daniele, di Giovanni, nell'Apocalisse, un chiaro riscontro poi nei fatti che leggiamo sui libri di storia tutti quanti a scuola, come la storia della Chiesa dimostra che ciò che Paolo aveva annunciato sarebbe accaduto poi si è verificato puntualmente alla lettera. Riguardo alla persecuzione dei santi, voglio dire, fatto noto a tutti che nel corso di 1000 anni la Chiesa, attraverso le crociate, attraverso l'Inquisizione, attraverso la caccia alle streghe, attraverso le guerre di religione, attraverso quelle che sono state le persecuzioni ai Valdesi, ai Catari, agli Albigesi, agli Ussiti, a tutti coloro che non volevano allinearsi a questo sistema religioso, ecco, un testimone che effettivamente è stata la Chiesa stessa ad adempiere a questa promessa. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Da ogni altra parte ci saremmo potuti attendere come cristiani una minaccia così forte per il popolo di Dio, ma non dalla Chiesa stessa. È quello che invece troviamo scritto nella Bibbia, e dice chiaramente Paolo che questo avverrà per l'azione di Satana. E qui è importante comprendere appunto che per la Bibbia Satana è un essere reale, come anche i suoi angeli caduti, che sono i demoni, sono esseri reali, sono invisibili, ma ci sono, esistono, dice la Bibbia, e sono all'opera nelle stanze dei bottoni, nelle stanze dei poteri, per influenzare poi gli uomini, come influenzano poi un po' tutti quanti noi, attraverso le mentalità, attraverso le tentazioni che oggi con i nuovi strumenti della tecnologia si sono moltiplicati e spesse volte sono davvero irresistibili. Secondo Corinzi 2:11 Paolo scrive: prego affinché non siamo sopraffatti da Satana, perché non ignoriamo le sue macchinazioni. Non siamo ingenui, non siamo creduloni. C'è qualcuno che tesse delle macchinazioni, delle ragnatele per farci cadere in trappola,
così subdole, così sottili, così in qualche modo insospettabili, che se non hai la guardia alta ci caschi completamente. O ancora, seconda Corinzi 11, 14, 15, non c'è da meravigliarsi perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce, non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia. Addirittura Satana fa sì che i suoi ministri si travestono in ministri di giustizia, quindi insospettabili, persone che dovrebbero portare la verità, portare la luce, portare la conoscenza di Dio. In realtà sono essi stessi che favoriscono le tenebre, l'inganno e l'allontanamento delle persone da Dio stesso. E qui arriviamo al punto chiave. Per quelli che periscono, perché hanno rifiutato di amare la verità per essere salvati. E per questo Dio manderà loro potenza d'errore, perché credono alla menzogna, affinché siano giudicati tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nella malvagità. Si parla di potenza d'errore, efficacia d'errore, un inganno così perfetto, così ben confezionato che se non sei una persona sincera, se non sei pronto a mettere in discussione tutto ciò che è stato il fondamento della tua vita fino a quel momento, tutto ciò che per te era una certezza monolitica, incrollabile, pur di poter accedere alla verità, accedere a Gesù. Dice qui l'Apostolo Paolo, questo inganno sarà talmente subdolo che sarà per te irresistibile e tu sarai ingannato, tu sarai in qualche modo ingottito, fagocitato da questa oscurità, da questa falsa concezione della fede, tanto da non riuscire da solo a potertene liberare. Ecco, qui Paolo ci sta mettendo in guardia da quello che probabilmente è il capolavoro di Satana, quindi quello che è l'inganno perfetto. E dice Paolo che questo inganno perfetto esisterà, sussisterà fino a quando? Fino al secondo avvento di Gesù, fino al ritorno di Gesù. Quell'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà all'apparizione della sua venuta. Vuol dire che oggi, mentre così vi sto parlando, questa figura, questa istituzione, questa realtà esiste ancora. In qualche modo sappiamo molto bene che nel corso della storia poi c'è stato un grande movimento, è stato prima in qualche modo anticipato da alcune figure come Janus, John Wycliffe, Valdo e poi in modo particolare con Lutero, con le famose 95 tesi affisse sulla porta della cattedrale di Wittenberg il 31 ottobre del 1517, con il movimento della riforma protestante, c'è questa presa di coscienza che la Chiesa era diventato altro rispetto a quella che era in origine, e c'è stato da quel momento in poi un movimento di ritorno alla Bibbia, dove il termine protestante, che oggi è un'accezione negativa, in realtà all'epoca letteralmente protestante significa protextum, coloro che sono a favore del testo, quindi a favore della Bibbia. Ecco, da quel momento in poi c'è un movimento di ritorno alla Bibbia, dove ogni nuovo gruppo poi ha portato il suo contributo, con Lutero che riscopre la salvezza per grazia mediante la fede, poi gli anabattisti che scoprono il battesimo per immersione e così via. Noi avventisti che siamo venuti dopo abbiamo come contributo consentito una riscoperta dei comandamenti di Dio e una riscoperta delle profezie bibliche in modo particolare. E quindi attualmente questo tipo di inganno persiste, non solo perché l'istituzione, diciamo, della Chiesa storica, quindi il Vaticano esiste ancora, ma gli effetti di questo movimento storico sono ancora presenti in questa Babilonia, in questa confusione che c'è in un cristianesimo che è frammentato in una galassia di chiese, dove ognuno ha la sua porzione in qualche modo di conoscenza biblica, ma dove siamo divisi, dove siamo separati. Ecco, quando una persona sincera vuole conoscere Gesù,
E pensa che esistono tante interpretazioni della Bibbia, tante chiese, già si scoraggia in partenza. Questo è il capolavoro di Satana di cui qui l'Apostolo Paolo sta parlando. In questa grafica della mappa della speranza che abbiamo già avuto modo di vedere nel corso del nostro viaggio nella Bibbia, in altre tappe, si parla in modo particolare della profezia delle 2300 sere mattine, che è l'ultimo grande periodo profetico che inizia nel 457 a.C. con il decreto per ricostruire Gerusalemme, piazza e fossato, e che termina nel 1844 con l'inaugurazione di quello che è il giudizio finale, dove secondo Daniele, secondo anche Paolo, il giudizio si tiene prima del ritorno di Gesù, almeno in una sua prima fase, e al termine del quale Gesù ritornerà. E nel corso della parte intermedia di questo lungo computo profetico ci sono altre profezie, alcune, quella delle 70 settimane profetiche, 490 anni, consentiva di sapere in modo preciso l'epoca in cui il Messia sarebbe venuto, ma poi c'erano anche delle profezie, in modo particolare quella dei 1260 anni e 1290 anni, che parlavano del periodo in cui questo potere di cui parla qui Paolo secondo i Tessalonicesi avrebbe avuto l'autorità, avrebbe avuto il dominio, avrebbe perpetrato quindi liberamente, senza opposizione, i suoi propositi. Effettivamente i periodi corrispondono, perché 508-538 come periodo d'inizio e 1798 come periodo di fine collimano in modo straordinario con i libri di storia, perché questa fase, nei primi decenni del VI secolo a.C., è stata la fase in cui i soldati bizantini hanno liberato l'Italia, soprattutto il territorio che sarebbe stato quello poi del futuro stato della Chiesa, dalle invasioni barbariche e da quindi coloro che occupavano questi territori. E una volta liberati, nel 538 in modo particolare, il vescovo di Roma può iniziare a esercitare il suo potere anche temporale, e un potere che durerà quindi 1260 anni secondo la profezia, quando poi nel 1798 il generale Berthier arresterà il Papa, e con ormai l'avvento della modernità, ecco, quel strapotere che per 13 secoli i pontefici avevano avuto di destituire, di incoronare gli imperatori, adesso con la modernità le cose sono cambiate, quel potere non ci sarà più. Di lì a qualche tempo poi ci sarà il Risorgimento italiano, ci sarà poi la breccia di Porta Pia del 1870, quindi finisce anche il potere temporale della Chiesa. Ecco, Paolo dice che al tempo in cui lui scrive, quindi siamo a metà del primo secolo dopo Cristo, questa realtà religiosa, politica, è trattenuta dall'impero romano. Nel 313, con l'editto di Costantino, cambiano le cose, perché il cristianesimo diventa religione riconosciuta dall'impero, e nel frattempo, con le vicende storiche, ci sarà la caduta dell'impero romano d'Occidente, e poco alla volta il vescovo di Roma inizierà a prendere sempre di più l'autorità lasciata a vuoto da gli imperatori che non sono più a Roma da tempo. E qui nasce il periodo del Medioevo, l'età di mezzo, l'epoca buia secondo alcuni storici, in cui la Chiesa ha avuto un grande potere, purtroppo l'ha utilizzato male, perché anziché favorire la conoscenza di Gesù e portare quindi un contributo straordinario alla società, tante cose buone sono state fatte senz'altro, ma alcune dottrine e una modalità di alcuni papi che poi avevano le amanti, avevano figli, si sono in qualche modo così distinti per il nepotismo, per la ricerca di potere e l'ostentazione di forza, di ricchezza, piuttosto che invece per la conoscenza di Cristo Gesù, ecco, ciò ha comportato tutte le cose che abbiamo visto fin qui, fino alla fine di quest'epoca, nel 1798, dove nasce una nuova epoca, la modernità, dove la Chiesa prima avrà un ruolo, diciamo, che andrà sempre più a diminuire,
fino a quando poi con il Concilio Vaticano II ci sarà una svolta nella storia della Chiesa e lì arriva finalmente anche la Bibbia cattolica tradotta in italiano, le messe che possono essere finalmente in lingua italiana, quindi accessibili a tutti, o i papi che arrivano a dire, come gli ultimi, no, invitano le persone a leggere la Bibbia. Quindi c'è stato un cambiamento enorme rispetto al passato, più dovuto, diciamo, non doversi adeguare al cambiamento della storia, alla modernità, alla seconda modernità, che diciamo da un'iniziativa vera e propria, quindi della Chiesa, che forse l'avrebbe dovuto fare molto tempo prima questo. Perché vi faccio vedere questa grafica dove metto questa freccetta? Noi siamo qui. Perché a volte ci sono dei cristiani che, leggendo le profezie, rimangono qui, rimangono a un'epoca passata, parlando delle istituzioni, parlando in qualche modo della Chiesa cattolica, in modo particolare, non solo, come se fossero in quest'epoca, come se ancora ci fossero quei pronunciamenti o quelle linee che portavano a impedire le persone di leggere la Bibbia, di professare la loro fede e così via. Ma noi non siamo più qui, noi siamo qui oggi e non dobbiamo, partendo dalla Bibbia, rimanere indietro rispetto a quella che è la realtà che noi oggi viviamo. Ma oggi il messaggio biblico ha qualcosa da dirci per il tempo di oggi, dove in qualche modo la Bibbia ci sta dicendo, con questa profezia che comunque va avanti, che Satana probabilmente ha cambiato strategia, che Satana ha affinato ancora di più la sua strategia, e se prima in qualche modo con l'imposizione della forza, con l'imposizione di alcune leggi restrittive, una visione del mondo piuttosto chiusa, per l'oscurantismo, il bigottismo, l'intolleranza che c'è stata nel Medioevo a livello anche religioso e non solo, quindi cercava di tenere le persone lontane da Gesù, oggi con la modernità le cose sono completamente cambiate, perché la modernità nasce come reazione al mondo che c'era stato prima, dove buttando l'acqua sporca purtroppo si è buttato via anche il bambino, quindi Dio e la conoscenza di Gesù, della Bibbia, oggi in qualche modo nella mentalità comune delle persone sono quanto di più lontano dalla loro realtà, infatti si parla di secolarizzazione. E allora domanda, qual è la grande minaccia alla fede cristiana oggi? Oggi, nel nostro tempo. Se noi andiamo a vedere Atti 2, da 42 a 46, dove c'è, credo, una delle più belle definizioni della Bibbia complete riguardo la Chiesa, erano perseveranti nell'insegnamento, nella comunione, nel rompere il pane, nelle preghiere, stavano insieme tutti i giorni nel Tempio, rompendo il pane di casa in casa e prendendo il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio. Ecco, vediamo che la Chiesa, nella sua essenza, quindi la vita cristiana, è caratterizzata da una dimensione verticale, che è quella spirituale, quindi della preghiera, della lode a Dio, l'incontro con Dio, con la sua parola, una dimensione comunitaria, lo stare insieme ai fratelli e condividere la fede con gli altri. Mai nella Bibbia la fede si vive nell'isolamento, e al centro c'è la parola di Dio, ecco, che ci fa da collante a Dio ma anche agli altri, e porta la Chiesa poi a essere una realtà aperta al mondo, alla società, per trasformarla positivamente. Ecco, questi sono i pilastri della Chiesa: dimensione spirituale, comunitaria e della parola di Dio. Gesù si domanda se al suo ritorno troverà la fede, perché se ci pensate bene, con la modernità sono nati dei fenomeni che sono andati a minare alle basi le fondamenta stessa della vita cristiana, della vita di Chiesa, con la secolarizzazione, che è il nostro modo di vivere, dove nelle nostre giornate c'è tutto tranne che Dio. Siamo presi da mille cose, ma Dio non c'è nei nostri pensieri, non c'è nella nostra quotidianità, dove anche dei pii cristiani a volte relegano l'incontro con Dio a poche ore, no, alla settimana, fondamentalmente quando vanno in chiesa. Ecco, questa è la secolarizzazione, e questo va aggiunto anche l'individualismo, dove l'individuo oggi è in assoluto su un piedistallo, quello che conta sei tu, quello che pensi, quello che senti, per cui tutto deve ruotare intorno a te, come dice una pubblicità nota. Questa è la mentalità di oggi, che però sta spinta all'estremo, andando a rompere, a distruggere, a sgretolare tutte le realtà sociali, comunitarie,
nel nostro mondo, a pensare alla crisi della famiglia, alla crisi dei matrimoni, alla crisi di vocazione nelle chiese, le chiese che si stanno svuotando con una grande emorragia di giovani, ad esempio, ma anche nell'ambito politico e così via. Ecco, c'è la crisi, no, di tutti i gruppi, perché c'è un fortissimo individualismo, e poi c'è anche il relativismo, dove le persone possono dirsi cristiane anche se non praticano, anche se magari credono nella reincarnazione, praticano delle pratiche orientali, eccetera. Quindi oggi c'è il relativismo, dove le persone non credono più che esista una verità assoluta, ma prendono un po' tutte le verità, pensando che hanno un fondamento quindi valido, e ognuno si fa poi la sua religione fai da te, dove però la contraddizione abbonda, ma per noi, curioso, che siamo estremamente razionalisti, no, non ci rendiamo conto di quanto questo sia illogico e senza senso, ma soprattutto ci rendiamo conto come secolarizzazione, individualismo e relativismo abbiano minato le basi stesse della Chiesa, della comunione fraterna, della vita di fede, così come Gesù ce l'aveva indicate. Quindi, se già storicamente essere parte del popolo di Dio era qualcosa di estremamente difficile, perché viviamo in un mondo ostile, perché siamo peccatori, perché c'è la tentazione, adesso con la modernità essere chiesa è diventato addirittura impossibile. E guarda caso è ciò che la profezia aveva detto chiaramente. Paolo, lo Spirito dice espressamente che negli ultimi giorni alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, il relativismo. Sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, amanti di piacere invece che amanti di Dio, aventi l'apparenza della pietà, ma avendo rinnegato la potenza, l'individualismo. Ricordatevi le parole che gli apostoli hanno predetto, che nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che seguiranno le loro empie passioni. Ecco la secolarizzazione, l'idea che Dio non esiste. Oggi con la modernità, con la teoria della evoluzione, ecco, Genesi 1, 2, l'idea che ci sia un creatore è stata completamente attaccata, no, alle basi, alle fondamenta. Ecco, noi viviamo in una società dove le nuove generazioni nascono con una mentalità, con delle idee fortemente radicate a quello che è il sentire del nostro tempo, quelli che sono i pseudovalori oggi che vanno per la maggiore e che facilmente le nuove generazioni possono acquisire con le fiction, le serie TV, i film, a scuola, con le mode e così via. Domanda: non è che ci sentiamo così sicuri nelle nostre interpretazioni che stiamo abbassando la guardia proprio adesso? Che un po' come è successo al clero di Costantinopoli, mentre Costantinopoli crollava, loro parlavano del sesso degli angeli. Noi in chiesa di queste cose dobbiamo parlare, perché queste sono le sfide con le quali noi oggi ci stiamo confrontando. Vi presento qui un sociologo, Zonnes, che lui, analizzando il cambiamento dei gruppi sociali tra la modernità e l'epoca prima della modernità, ha riscontrato una differenza abissale, parlando dei concetti di Gemeinschaft, quindi i gruppi sociali prima della modernità in tutte le epoche sono stati sostanzialmente uguali, e poi di Gesellschaft, invece dei gruppi nell'epoca moderna. Ecco, il gruppo Gemeinschaft aveva come essenza di comunità data dal tipo di legame, genitori figli, moglie marito, fratello vicino, e fondamentale era l'appartenenza, che non permetteva grandi differenze tra i membri, ma che promuoveva il bene comune. Per cui lui diceva, nel passato, in tutte le epoche della storia dell'umanità, i gruppi sociali erano molto forti, molto uniti, c'era una grande dimensione comunitaria nel nome dell'appartenenza, evidenziando quel legame che univa le persone. Ovviamente questo dava poco spazio poi alle differenze tra i singoli. Nella modernità tutto si è ribaltato, perché a parte che oggi è improprio chiamare comunità i gruppi sociali, piuttosto si può parlare di aggregazioni, in cui gli individui vivono sé, separati, in rapporto di tensione, guardando ognuno al proprio interesse e non tanto al bene comune, all'interesse comune. Questa è la caratteristica della nostra società. Non solo, ma nella Gemeinschaft il gruppo era naturale, omogeneo, piccolo, rivolto al passato con la
valorizzazione della tradizione che fa riferimento più alla comunicazione orale che scritta. Quindi la dimensione dove si stava insieme in piccoli gruppi fondamentalmente, mentre oggi la Gesellschaft è un gruppo artificiale, eterogeneo, grande, molto orientato al futuro per creare efficienza, risultato, e preferisce il rapporto contrattuale, quindi tramite lo scritto, che anziché il dialogo orale. Oggi la maggior parte delle comunicazioni passa attraverso i social, lo scritto si sta perdendo, il contatto visivo di persona. Insomma, scrivevo questo molto tempo prima, perché la tendenza era quella. Adesso che siamo nella seconda modernità, si è rinforzata ancora di più, e per cui i gruppi prima della modernità, fondamentalmente, no, anche i gruppi religiosi, anche la Chiesa, erano più unite, avevano un forte senso d'appartenenza, stavano molto di più insieme e condividevano tanto. Ecco, il gruppo Chiesa oggi, nell'epoca moderna, della seconda modernità, è disunita, scollegata, digitalizzata, senza più il senso d'appartenenza, dove si sta meno insieme e si condivide poco. Ecco, questo è quello che dobbiamo riscontrare, registrare, e in effetti Paolo aveva ragione, perché colui che è il nemico di Dio ha creato un vero e proprio capolavoro, rendendo praticamente oggi impossibile la Chiesa, vivere la fede come Gesù ce l'aveva insegnata, come un luogo di grande comunione, di grande solidarietà, dove al centro c'è l'altruismo, l'amore autentico. Quanti cristiani oggi vivono la fede a casa, per conto loro, ritengono di non aver bisogno degli altri, della Chiesa, e hanno i loro telepredicatori preferiti che seguono online, ma fondamentalmente non vivono una fede impegnata, attiva. Ecco, questa è un po' la sublimazione del capolavoro di Satana. Se ci fate caso, oggi è sempre più difficile per coloro che rimangono in Chiesa vivere un'esperienza di fede che sia serena, che sia entusiasmante, soddisfacente, perché per coloro che si trovano poi a stare insieme con i tratti, no, che tutti ci portiamo della società, perché noi siamo figli di questa società, ecco, troviamo a volte dei fedeli che sono giudicanti, sospettosi, aggressivi, negativi, maldicenti, non partecipi, permalosi, impazienti, le caratteristiche della comunità Gesellschaft, dove tutti questi elementi portati all'estremo rendono difficile stare insieme, difficile pregare insieme, difficile essere uniti nella fede, per cui la Chiesa si sta sgretolando. I giovani, ma anche le persone più adulte che lasciano la Chiesa, non la lasciano, secondo i dati, secondo le statistiche, perché non credono in Gesù e non invece così sono convinti della bontà, del valore dei principi, degli insegnamenti che Gesù ha trasmesso. Piuttosto lasciano la Chiesa perché vedono una Chiesa che è completamente l'opposto rispetto a quello che è Gesù, quelli che sono gli insegnamenti di Gesù. Vedono l'incoerenza, vedono l'ipocrisia, perché tutti questi elementi sono elementi che esprimono cuori non trasformati dallo Spirito Santo, fondamentalmente, dove più volte richiamo il Nuovo Testamento di un cammino con lo Spirito Santo, che la Bibbia chiama di santificazione, è volto proprio a correggere tutte queste nostre tendenze naturali per far emergere un amore autentico tra di noi. Il Covid ha accelerato e rinforzato i processi già in atto nella società della secolarizzazione, dell'individualismo e del relativismo che penetrano nella fede e che stanno sgretolando dalle radici il fondamento dello stare insieme, della dimensione comunitaria dell'esperienza cristiana. Ecco, questa è la grande minaccia che noi oggi stiamo vivendo. Dice Paolo: questo manderà loro efficace terrore, perché credono nella menzogna e vi sono compiaciuti. Quanti bei ragionamenti, quanti bei discorsi vengono esposti, vengono fatti per giustificare il nostro non voler più far parte della Chiesa, il nostro non voler più essere impegnati nell'opera dell'evangelizzazione, nell'opera del Signore. Ecco, questo è il frutto e il prodotto di questa mentalità che oggi domina nella società
postmoderna che permea purtroppo anche coloro che si professano cristiani. Questa è l'efficacia dell'orrore. Satana ha cambiato tecnica, non usa più le persecuzioni come faceva nel passato. Oggi c'è una persecuzione molto più subdola, fatta di pensieri, fatta di ragionamenti, che però purtroppo hanno un'efficacia terribile. Dice Paolo alla fine del capitolo 2 di Seconda Tessalonicesi: perciò state saldi e conservate gli insegnamenti che avete imparato tramite la parola e la fede nella verità. L'invito di Paolo è conservare. Dobbiamo conservare i valori e i principi che Gesù ci ha lasciato, conservare anche la conoscenza delle sue profezie, perché sono una bussola, sono un orientamento in un tempo così complesso. Rimanere saldi, rimanere fermi, rimanere dritti, quindi ancorati alla parola di Dio, anch'essa oggi messa sotto attacco in modo impressionante anche all'interno della Chiesa stessa, anche dai teologi stessi, dove il concetto di ispirazione, dove il concetto di storicità di questo scritto è stato completamente minato, portando poi le persone a non sentire più come cristiani il bisogno di leggere la Bibbia e di conoscerla veramente. Ecco, qui ci invito invece ad avere fede nella verità, e la verità è una persona, è Cristo Gesù, e lui si è rivelato incarnandosi 2000 anni fa, ma la parola di Dio, la Bibbia, nel Primo Testamento è la preparazione all'avvento di Gesù, e il Nuovo Testamento attesta che Gesù è venuto, ma è la preparazione per il secondo avvento di Gesù, e la fede è imprescindibile, no, dal fondarsi, dal radicarsi, quindi affondare le proprie radici da questa comunione con Dio, con la sua parola, che prova condivisa con gli altri. Allora io vi lascio con le parole di Paolo ai Tessalonicesi: che il Signore dirigga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente aspettazione di Cristo. Che a dirigere il tuo cuore e la tua vita non sia qualcuno che ti sta ingannando, ma che sia Cristo Gesù, perché ti possa dirigere lungo quella via che porta dritto al cielo. Che il Signore ti benedica.